Bonjour, benvenuti in questo nuovo video. Io ovviamente non vi sto salutando a caso in francese, il motivo è molto semplice. Mi è venuta in mente questa idea qua di volermi vestire e trasformare in una French girl per le prossime settimane, perché ultimamente mi sto divertendo parecchio a creare outfit diversi. E mi sono detta cos'altro potevo creare. Dopo l'ultimo video in cui ho ricreato lo stile minimal chic, mi sono detta che era il momento di ricreare anche lo stile French girl. E ovviamente questo lo voglio fare con i vestiti che ho già nell'armadio, non intendo acquistare nulla, anche perché mi sono resa conto che usando gli stessi vestiti in abbinamenti diversi e in modi diversi si ottengono dei look completamente diversi tra di loro. E la sfida di oggi è ovviamente quella di ricreare il look French Girl con gli stessi pezzi che ho nell'armadio, ma abbinati in modo da ricreare appunto questo stile qua. Ovviamente prima di iniziare il video mi sono già preparata su alcune cosine, e cioè il mio modo di truccarmi e fare i capelli, e quindi ho creato questo make-up molto semplice perché è quello che insegna lo stile francese. Sono molto minimal nel make-up e magari quando vogliono esagerare usano un rossetto un po' un rosso di quelli molto molto carichi, ovviamente adatto per la propria palette, mentre nel look day by day ho notato che tendono ad utilizzare un rossetto un po' minimal nel colore delle proprie labbra, di modo da avere un look molto naturale, per niente esagerato e senza creare ceroni in faccia. Non è quello che si cerca quando si vuole ricreare il look francese. E poi i capelli, ovviamente io di solito li faccio a boccoli molto pronunciati, in questo caso però ho optato per delle onde morbide e non troppo pronunciate, perché comunque le ragazze francesi o comunque quelle che ricreano questo stile qua hanno questo look qua un po' rilassato, però comunque ricercato, perché nulla è lasciato al caso come si vuol credere. E in effetti per prepararmi ci ho messo un po', perché comunque ho dovuto cercare le cose giuste da mettere in faccia. Ovviamente c'è anche un po' di blush, perché vogliamo un po' quel look da ragazza che non si trucca molto e ha questo blush naturale in faccia, perché appunto la pelle è nuda, non troppo truccata, e quindi si vedono proprio i colori naturali della pelle. Poi per l'occasione ho messo lo smalto, ragazzi, era un sacco di tempo che non lo mettevo. Ho messo lo smalto bianco per rimanere in tema, ovviamente. E la primissima cosa che mi è venuta in mente per questo video, ovviamente l'outfit da indossare nel video, che è questo top bianco molto molto francese, molto elegante, molto frou-frou, e questi pantaloni neri basic ma ovviamente eleganti, che è quello che grida lo stile francese: eleganza in ogni situazione. Per aiutarmi nell'impresa chiamo al lavoro il cellulare e il signor Pinterest. E quindi andiamo un po' a capire che cosa vuol dire esattamente lo stile French, la ragazza francese. Andrò ovviamente a cercare per parole chiave, e ovviamente le parole chiave in questo caso sono French girl style. Mamma mia. Ancora di più mi piace l'idea di aesthetic. Vediamo che cosa esce fuori. Già il mood ti dice tutto quello che ci vuole. Rossetto, smalto rosso, noi ce l'abbiamo bianco perché non è quello da super francese, super femme fatale, ma è quello un po' più da tutti i giorni. Abbiamo già una prima foto che riporta una delle ragazze più seguite su Instagram e
anche da me perché mi ispira un sacco Paola Cosentino e ovviamente lei è la ragazza italiana con lo stile French in assoluto. Già qua possiamo vedere delle prime cose: blazer nero, jeans non troppo chiari, non troppo scuri e dei loafer con il tacco. Molto interessante. Adesso questo lo salviamo in una nuova collezione perché ci servirà da ispirazione. E andiamo avanti nella nostra ricerca. Cos'altro vediamo? Vestito nero super sexy, super basic e super attillato. Vestiti stile camicia da notte, molto bene. Questo lo aggiungiamo ovviamente alla collezione. Poi cos'altro abbiamo? Cos'altro abbiamo? Ovviamente look molto freschi con camicine a fiori e pantaloni bianchi. Cos'altro? Vestitino super elegante a pois. Salviamo tutto. Vabbè, poi l'outfit total black, ovviamente intramontabile, salviamolo. Poi stiamo andando più verso l'estate, quindi dobbiamo cercare look un po' più estivi, ma ci possiamo ancora permettere qualche look primaverile. Ovviamente la camicia oversize bianca è un must, la vedremo un po' ovunque. Salviamo. E poi cos'altro? Di nuovo camicia bianca oversize con pantaloni bianchi. Questo look mi sembra anche molto estivo, tra l'altro. Poi cos'altro? Vabbè, il berretto, ma adesso non lo possiamo mettere perché ormai fa troppo caldo. L'intramontabile camicia oversize bianca con i jeans. Si è impallato tutto. Poi. Andremo per French Girl Style perché l'aesthetic non mi sta regalando troppe soddisfazioni. Cosa abbiamo qui? Questo bellissimo, questi pantaloni sono stupendi e tra l'altro ne ho un paio identici. Vabbè, questo è meraviglioso. Camicia azzurra, jeans, ottimo. Wow! Questo è favoloso per l'estate, per l'ufficio, perfetto. Camicia azzurra, top bianco, super basic, gonna lunga, anzi gonna midi e flip flop che noi non metteremo ovviamente perché in ufficio non si possono vedere. Beh, direi che abbiamo già un bel po' di inspo. Quello che vedo da questi outfit è che comunque questo stile qua è molto basic, molto elegante, molto femminile e per niente scontato. Comunque sono cose bellissime, abbinate tra di loro e sono dei look molto, non lo so, romantici, li si può definire così? Sono veramente stupendi. Proverei a ricreare un po' di questi outfit che sono un po' dei must per quanto riguarda gli outfit French style. Sono andata a fare l'inventario dentro l'armadio, ovviamente non ho preso cose solo dal mio, ma anche di quello di mia sorella. E mi sono anche ricordata, tra l'altro, che non avevo ancora indossato i gioielli e ovviamente anche questi devono essere minimal e abbiamo solo un braccialettino molto molto semplice che adoro. Questo me l'hanno regalato le mie cugine che vivono negli Stati Uniti. Guardate che carino. Poi gli orecchini, indosserò delle cose molto minimal e molto molto carine. Questi sono di Ana Luisa e sono ormai boh, 2 anni che ce li ho, ma mi sto trovando davvero bene, li adoro. Tra l'altro, prima, mentre stavo riguardando i vestiti che avevo salvato nella mood board di Pinterest, mi sono imbattuta dentro un articolo che dice esattamente gli staple dello stile French Girl,
che mi sembra di aver anche azzeccato bene prima, perché dice esattamente questo, il French Wardrobe Basics, questa è la lista. Long sleeve cotton button up, quindi la camicia a maniche lunghe in cotone, una bianca, una nera e ce l'abbiamo una e per quella nera in realtà non ce l'ho in cotone, ma ce l'ho molto più francese, stile tipo organza, guardate qua, bellissima. E ce l'abbiamo. T-shirt, abbiamo una bianca, nera e una bianca e blu a righe, perfetto. Poi silk button up shirts, quindi camicie in seta con bottoni. Queste non le ho in realtà, ma sfrutteremo comunque le altre due che abbiamo già e valuterò di fare un investimento per l'inverno prossimo. E le silk camis che sono top, quelli che sembrano tipo lingerie per la notte, che di nuovo non ho, ma che mi comprerò assolutamente perché sono delle cose basic che bisogna assolutamente avere. Quelli erano la parte sopra. Ovviamente non può mai mancare il blazer e io ho scelto quello grigio perché è quello che in questo momento si presta meglio per la stagione. Per la parte sotto abbiamo straight leg jeans, quindi jeans a gamba larga, uno dal lavaggio scuro e uno dal lavaggio chiaro. Perfetto. I levis proprio dalla gamba dritta, mi sa che sono a lavare perché non li vedo. Trovati, che meraviglia la stagione calda. Si asciuga tutto in un istante. Poi cos'altro? High waisted pants, one black, one navy, green o burgundy. Quindi neri ce li ho addosso, navy non li ho e va bene così. Jean mini skirt, quindi una gonnellina jeans mini che adesso andremo a tirare fuori, poi pantaloncini jeans, adesso vado a prenderli. Per quanto riguarda i vestitini, abbiamo uno slip dress. Useremo questi pantaloni come gonnellino che non abbiamo. Trovata anche il top cami in seta, stile seta. La camicia ci vuole anche quella azzurrina, eccola qua. Il blazer nero ovviamente non può mancare. E direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Cocktail evening dresses. In questo caso ho tirato fuori una gonna bellissima in seta e poi direi che lasciamo stare l'outerwear per la stagione un po' più fredda. Vado a recuperare le poche cose che mi mancano e ricreiamo gli outfit. Nel cercare la gonnellina in jeans ho trovato anche i pantaloncini in lino. Non sono beige, sono bianchi, ma non ricordavo di averli. Questi sono super French. I pantaloncini in jeans, ovviamente, e ho trovato anche questa gonna in jeans midi, che non è mia, è un acquisto recente di mia sorella, però è stupenda. Comincerei dagli outfit più basic, quelli un po' più da tutti i giorni, per poi andare a creare degli outfit un pochino più extra. Ma senza esagerare, non saranno proprio galà, saranno outfit da giorno e da cocktail barra uscita, ma per gli outfit un pochino più eleganti direi che faremo un altro video. Eccomi con l'outfit numero 1, il più francese in assoluto, quello che diventerà sicuramente la mia nuova divisa per l'ufficio in estate. Abbiamo i pantaloni neri super estivi, leggerissimi in cotone a vita alta, mocassini e la t-shirt a righe bianche e blu con una borsa super bella. Questa è di Furla e sono pronta per andare a farmi un giro in città oppure per andare, come avevo già detto, in ufficio. Sono solo al primo outfit, ma penso che mi innamorerò di questo stile
e succederà qualcosa di molto molto pericoloso. Comincerò a vestirmi solo così, lo sento già. Per l'outfit numero 2 abbiamo un total black, gli stessi pantaloni, gli stessi mocassini, ma ho cambiato il top, un top girocollo molto basic a coste, e per renderlo un pochino più interessante invece ho la borsettina in vimini per renderlo anche un pochino più estivo, e così un outfit all black può diventare perfetto per l'estate. Mamma mia, mi sto veramente rinnamorando degli outfit classici ed eleganti. Che meraviglia! Il terzo outfit è di nuovo total black, ma in questo caso più adatto per la sera, perché abbiamo questo top tipo stile cami in seta, quindi molto elegante, molto più leisure time, non proprio adatto per l'ufficio, senza una giacca sopra. Sotto abbiamo gli stessi pantaloni, mocassini, e la borsettina invece l'ho cambiata, sto usando una borsettina piccola, una pochette per la sera. E l'outfit è completo e guardate come con lo stesso paio di pantaloni sono riuscita a ricreare tre outfit completamente diversi, dal mood completamente diverso, per cui in questo modo qua con poche cose si riescono veramente a ricreare un sacco di outfit. Passiamo al numero 4. Cominciamo ad abbandonare il total black e ci spostiamo verso i jeans. In questo caso abbiamo i jeans dal lavaggio scuro e questi in effetti non sono proprio gamba dritta, non li ho, devo investire in un paio di jeans più scuri a gamba dritta perché i ribcage straight a lavaggio chiaro sono perfetti, per cui devo prendere un altro paio di quel modello là, però dal lavaggio un pochino più scuro, che abbinato a un paio di mocassini neri e una camicia nera rendono l'outfit veramente perfetto e pronto di nuovo per l'ufficio o per un aperitivo. A che outfit siamo arrivati ormai? Forse siamo al numero 5. Per l'outfit numero 5 abbiamo di nuovo i pantaloni dal lavaggio scuro, il top nero di prima, e a questo outfit si può abbinare anche un blazer nero e abbiamo subito un outfit elegantissimo e super francese. Non pensavo di amare così tanto questo stile. Wow, lo sto apprezzando un sacco. Arriviamo ora agli outfit più iconici come questo con camicia azzurra e pantaloni jeans da lavaggio scuro. Un trucchetto che ho imparato e che voglio condividere con voi è questo modo di arrotolare la manica per renderla un pochino più non troppo perfetta, ma nemmeno lasciata al caso, quindi una cosa che fai con testa, ma che ti fa avere un risultato un po' più l'ho messo a caso. Quindi si tira su la manica al contrario. E poi quando arriva la fascetta qua nel polso a metà, quindi a livello del gomito, la si piega una seconda volta, quindi la parte che avanza si piega un'altra volta, e in questo modo si ottiene la manica piegata alla perfezione, però senza avere un look che sembra troppo perfettino. Ok? Perché abbiamo visto che comunque gli outfit French Girl sono un pochino più rilassati. Questo outfit ovviamente può essere indossato in questa versione qua, oppure con la camicia bianca ovviamente va benissimo con i mocassini neri di nuovo. E cosa c'è di più semplice e più bello di un outfit elegante? Siamo arrivati infine alla camicia bianca, che è talmente un evergreen che non può mancare nel vostro armadio. Va bene con tutto, dai jeans lunghi, corti, gonne,
E anche bianco su bianco con accessori a contrasto. Questo outfit è la cosa più francese che si possa immaginare. Mi mancano solo un paio di flip-flop neri e sono perfetta. Wow! Anche questo, tra l'altro, perfetto per l'ufficio in estate. Siamo arrivati infine agli outfit più chic e qui abbiamo la slip dress e la gonnellona in seta adatti per il cocktail, ma sono talmente versatili questi outfit che possono essere con pochi twist adattati anche al giorno e non per forza solo per essere indossati di sera. Io devo dire che ho perso il conto degli outfit che ho creato in questo video e tra l'altro mi avanzano ancora questi due pantaloni, perfetti questi per essere indossati con la camicia azzurra e un paio di scarpe bianche come le Superga oppure anche i mocassini neri e la cintura nera, poi anche questi pantaloni qua beige perfetti per essere abbinati a questa camicia. Qui ci abbinerei un top nero proprio sotto e in questo modo potrei indossare anche delle scarpette nere tipo le flip-flop nere oppure i mocassini. Devo dire che mi sono divertita un sacco, non pensavo e ho scoperto che con poche cose veramente basic sono riuscita a ricreare una miriade di outfit e non me l'aspettavo, sono sconvolta anch'io. Detto ciò, io termino il video, chiudo le trasmissioni, spero abbiate apprezzato tutti gli spunti e vi invito a guardarvi dentro l'armadio e provare a ricreare un look French girl style, perché veramente sono certa che rimarrete super contente, super felici come me e sento che diventerà una piccola dipendenza, ma va bene, anche perché per l'estate, quando fa troppo caldo, non ho voglia di pensarci troppo e quindi avere delle cose basic, fresche da indossare è sempre un'ottima soluzione. E tra l'altro, ultimamente sono un po' a risparmio, sto mettendo un po' di soldini da parte per dei progetti e quindi non sono intenzionata a comprare troppe cose, per cui trovare dei nuovi modi per creare outfit nuovi con cose vecchie è la cosa più intelligente in queste situazioni. Fa bene al pianeta e anche al nostro portafoglio. Detto ciò, è tutto per oggi. Io vi ringrazio di essere passati di qui anche questo lunedì. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!